Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per l'inaugurazione del castello di Savuto in compagnia proprio del sindaco di Cleto, Giuseppe Longo. Questa iniziativa così lodevole che addirittura rende Cleto ancora più famosa, possiamo dire, in Calabria, avendo addirittura Cleto due castelli, oltre a quello conosciutissimo di Cleto, quanto è importante per la valorizzazione del territorio e soprattutto per il turismo? Cioè, noi sappiamo che ormai si va alla riscoperta di quelle che sono le nostre radici, la nostra storia. E il castello di Savuto è una delle radici più forti, più solide del nostro passato storico. Era l'avamposto, spettava a Savuto, a questo meraviglioso castello, opporre la prima resistenza alle invasioni frequenti che dal mare, poi tramite il fiume Savuto, penetravano verso l'interno della Calabria, quindi poi dal Cosenza e poi seguendo il Crati si andava fino allo Ionio, al mare Ionio. Quindi ebbe questo ingrato compito di affrontare per primo la battaglia in difesa della libertà, in difesa dei principi e dei valori. Nel fiume Savuto, al fiume Savuto sono legate molte pagine della storia. Il fiume Savuto parla di Annibale, infatti più sopra c'è il ponte di Annibale. Il fiume Savuto parla di Napoleone Bonaparte. Il fratello Giuseppe era proprio qua sul fiume Savuto quando gli arrivò il dispaccio che doveva cingere la corona della Spagna e lasciare quella di Napoli a suo cognato Gioacchino Murat, che poi finirà tragicamente nel castello di Pizzo. Quindi una grande storia, però una grande battaglia. Addirittura si parla di Pirro, re dell'Epiro, che saliva il fiume Savuto e poi dovette ingaggiare battaglia vicino a Malito. Ne uscì vittorioso, diciamo, per sua fortuna, però aver avuto il coraggio di affrontare questo esercito ben organizzato, e questo re dimostra l'indole caparbia, tenace e coraggiosa del popolo calabrese. Sindaco, abbiamo detto che appunto Cleto, in generale in questo caso Savuto, ha una storia. I giovani molte volte non la conoscono, lei ne ha parlato poc'anzi appunto nell'intervista. Valorizzare un territorio del genere che ha addirittura colline, degli uliveti, castelli, panorami stupendi e spettacolari e la vicinanza del mare, per far in modo che la Calabria possa rinascere, bisogna partire proprio da qui. Bisogna partire da qui, però non basta. Il turismo si sviluppa se ci sono delle vie di collegamento. Attualmente noi siamo un po' ghettizzati, come può constatare l'autostrada è sotto di noi, però non è fruibile per questa gente e per questa riva destra del fiume Savuto, l'ultimo lembo della provincia di Cosenza. E quindi è necessario potenziare la via di comunicazione, un'arteria che ci collega all'autostrada o alla galassia, questo è molto importante. E poi bisogna valorizzare l'agricoltura portando a termine un progetto meraviglioso di irrigazione che però è rimasto fermo dal 1995. I giovani vogliono lavorare, impegnarsi nel turismo, impegnarsi nell'agricoltura. I nostri prodotti storici meravigliosi, diciamo, è l'olio e il vino. Il vino soprattutto era famoso già al tempo dei Romani, a chi vinceva le gare davano un bel calice di vino Savuto agli atleti più importanti, vincitori. Quindi il vino è conosciuto già dal tempo dei Romani, ma anche l'olio importato dai Greci è veramente buono, dicono gli esperti, uno dei migliori, se non il migliore d'Italia. Insomma, Cleto e soprattutto la zona del Savuto, patrimonio da scoprire, da apprezzare, da valorizzare, ma da riscoprire, direi io. Da riscoprire, se ci danno un piccolo aiuto, noi non siamo dei piagnoni, perché già adesso si procede bene, però se ci danno un po' più di attenzione per quanto riguarda, ripeto, il collegamento con l'arteria principale che è l'autostrada, lo svincolo a quattro passi, se porteranno a termine il progetto di irrigazione, Cleto rinasce perché la popolazione è laboriosa, storicamente impegnata. Perfetto. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.